Fiorenzo Dondero è un uomo che fa legna da sempre, eppure il 1 febbraio scorso per una distrazione è scivolato sul pedale e si è tagliato completamente la mano destra con lo spaccalegna. Da Moconesi è stato trasportato nel giro di un'ora all'ospedale San Paolo di Savona. Le fratture sono guarite e quindi il fisioterapista potrà aumentare anche il carico di lavoro per il recupero della funzione motoria. Le dita un po' le muovo. La prospettiva è quella di un recupero dell'uso della mano al 70% nell'arco di un anno.